Alfredo Romeo di nuovo ai domiciliari, coinvolto anche Ciro Verdoliva e tra questi anche un tale Giovanni Annunziata che secondo i PM partenopei costruì un dossier contro di lei alle ultime amministrative. Ma ormai ci conosciamo da tanti anni e sapete che sulle le vicende giudiziarie si può esprimere un commento compiuto solo dopo aver letto un qualche resoconto cartaceo che immagino che nelle prossime ore verrà fuori, quindi questo giudizio che mi chiedete a caldo, questa valutazione che mi chiedete a caldo la faccio con cautela, chiaramente. Mi sembra che si va nella direzione di quei filoni investigativi importanti, seri e concreti e inquietanti che erano venuti fuori un po' di tempo fa e che qualcuno riteneva si fossero dissolti nell'aria. Invece evidentemente si tratta di un'inchiesta importante dell'autorità giudiziaria napoletana a cui va tutto il nostro sostegno. Devo dire che quando uscirono quelle notizie di cui parlava lei qualche mese fa, noi immediatamente intervenimmo anche all'interno del comune nei confronti di questo ex dirigente. Sapete, non ci voglio ritornare, ma sapete con chiarezza quali sono gli atti e quale l'azione che noi abbiamo messo in campo con riferimento alla gestione del patrimonio del comune di Napoli, che con le amministrazioni precedenti veniva affidato in modo esclusivo ad Alfredo Romeo. Noi invece con atti amministrativi importanti, seri e coraggiosi abbiamo deciso di internalizzare. Bene abbiamo fatto, evidentemente, non solo perché ne siamo convinti da un punto di vista amministrativo, politico, fino anche ideologico, che la gestione del patrimonio deve essere interna alle mani pubbliche, ma anche alla luce di quello che potevamo intuire alla luce di quello che stiamo apprendendo. Oggi la vicenda si connota anche di ulteriori elementi di gravità, se però me lo consentite, perché tra gli arrestati c'è un vertice importante delle strutture della salute pubblica della nostra città, che come sapete continua a stare la sanità in condizioni difficili e complicate, nonostante altri la pensano in altro modo e fanno dichiarazioni roboanti. Noi continuiamo ad assistere a un affanno delle strutture sanitarie pubbliche, continuiamo ad assistere a indagini e anche arresti di personaggi che hanno ruoli apicali. Poco tempo fa commentammo l'arresto, se non ricordo male, di un direttore dell'ASL, così come gli arresti a Loreto Mare, oggi ancora, se vogliamo, per fatti di una gravità ancora maggiore, per corruzione su gare d'appalto che riguardano il principale ospedale della nostra città. Poi vedremo che cosa di ulteriormente esce fuori, e così come la vicenda che ricordava lei, che mentre noi avevamo fatto quelle azioni che portavano a escludere Romeo dal patrimonio immobiliare e a internalizzare il servizio, mentre noi continuavamo in un'azione di moralizzazione forte, sempre da quello che ho letto sui giornali, però di questo stiamo parlando, c'erano altri, tra cui sembrerebbe questo arrestato oggi dirigente, che metteva in campo azioni contro chi si stava ricandidando, cioè io, alla guida della città, e c'erano anche avversari politici che andavano invece a trovare Alfredo Romeo. Questo è un po' in estrema sintesi il quadro di questa città. Per il resto ci affidiamo alla magistratura, sono indagini preliminari, quindi vale per sempre, lo voglio dire anche qui come sottolineatura doverosa e non scontata, la presunzione di innocenza, e chiaramente ognuno avrà la possibilità di dimostrare le proprie ragioni. L'indagine si conferma però sinceramente seria e importante. Qualcuno poi prima o poi ci dovrà dire anche chi aveva commissionato evidentemente questo dossieraggio, signore. Sì, però avete sbagliato l'interlocutore della domanda, chiaramente, perché se fosse vero questo sarei il primo interessato ovviamente a saperlo, perché ogni cosa che viene messa lì poi va approfondita, perché sennò rimane una cosa di ognuno di noi dice ma poi alla fine che cosa è successo, non lo sappiamo. Sta di fatto, noi sappiamo di essere stati sempre, al di là delle vicende penali, dalla parte giusta, cioè questa amministrazione prima ancora delle iniziative giudiziarie fece delle scelte importanti, coraggiose, difficili e non prive di difficoltà, non prive di ostacoli e di tentativi, insomma, che potevano impedire di portare a compimento la nostra azione politica e le nostre intenzioni amministrative.